Potito Starace Italia. Ascoltiamo ora l'inno italiano. Il gentile pubblico è pregato di alzarsi in piedi. Grazie. Della 20ª edizione del San Marino Cerro.
Signore e signori, benvenuti alla finale singolare della 20ª edizione del San Marino Cebu Open. Presentiamo i giocatori in campo. Codino Starace è nato a Benevento il 14 luglio del 1981. Nel 2003 è stato finalista Challenger di Reggio Emilia, raggiungendo la semifinale Challenger di Napoli, i quarti a Court e San Benedetto del Tronto. Nel 2004 ha vinto il Challenger di Sanremo, il Challenger di Sassuolo e il Challenger di San Marino, raggiungendo la semifinale all'ATP di Stad e nei Challenger di Napoli e Trani. Ha raggiunto inoltre il terzo turno del Roland Garros. Nel 2005 ha vinto il Challenger di Genova, raggiungendo la finale a Napoli, la semifinale all'ATP di Sopot e i quarti all'ATP di Stad e nei Challenger di Lugano e Cordenone. Nel 2006 ha vinto il Challenger di Napoli ed è stato finalista a Genova, raggiungendo i quarti di finale all'ATP di Buenos Aires e San Pietroburgo. Quest'anno ha vinto il Challenger di Napoli ed è stato finalista agli ATP di Valencia, Kitzbühel, ed ha raggiunto la semifinale al Challenger di Lugano e i quarti negli ATP di Barcellona, Costa do Sul e nel Challenger di Sorrise. È la testa di serie numero uno del San Marino Cebu Open, a prova in finale dopo aver sconfitto Daniele Bracciali, gli ottavi sconfiggendo Federico Gil, nei quarti Alessio Di Mauro e in semifinale ieri sera Martin Massaio Arguello. È professionista dal 2001 ed occupa attualmente la sua migliore posizione da sempre, Codino è il numero 31 del mondo. Signore e signori, alla polista per la Zeta dell'Africa, Codino Starace. Al Montanese da San Carles della Rapita in Spagna il 26 novembre del 1980. Nel 2003 è stato finalista ai Challenger di Praga, Barcellona ed ha raggiunto la semifinale a Pina del Mare d'Amersfoort. Nel 2004 è stato finalista all'ATP di Valencia, Barcellona e ai Challenger di Cagliari, Barletta e nel 2005 ha vinto il Challenger di Lugano. Nel 2006 ha vinto il Challenger di San Marino ed ha raggiunto i quarti agli ATP di Pina del Mar, Acapulco, Houston